molti di questi discorsi, ricollegandoci a una persona che è stato il suo mentore, mi ricorda molto quella persona, cioè Dino Gavina. Sì, Dino Gavina aveva un grande mentore alle sue spalle, che era Carlo Scarpa. Cioè, Dino Gavina, diciamo che è stato un personaggio enorme, il quale, come me, ha rubato a Carlo Scarpa tutto il suo sapere. E l'ha rubato in modo cosciente e in modo intelligente. E Gavina aveva chiaro certi bisogni del nuovo arredamento, quindi la funzionalità, quindi voglio dire la democraticità, il non essere, come dire, inutilmente folcloristici, a parte l'ultramobile, che è un altro discorso che afferma e conferma quello che ho detto prima in modo diverso, ma aveva Scarpa alle sue spalle come maestro, tant'è che quando muore Scarpa finisce Gavina, e questo purtroppo succede, finisce Gavina, ma finisce anche il suo vero appeal, no? di uomo sapiente, perché Scarpa gli diceva: si va di qua, si va di là, si va su, si va giù, si va. Era il grande consigliore di Gavina, e Gavina era un padrino, no? Quindi un linguaggio mafioso. Gavina era quello che alla fine aveva un consigliore molto importante alle spalle e poi decideva la strategia. Però è stato certamente un uomo che ha capito una cosa soprattutto, che oggi si è dimenticata: la distribuzione deve essere qualificata. Quindi, come Adriano Olivetti aveva capito che la distribuzione doveva essere affascinata attraverso fenomeni d'arte, fenomeni di cultura e non solo di mercato, compra Olivetti che va meglio, no, compra Olivetti perché dietro Olivetti c'è tutta come dire, una lure di qualità, di personaggi, di invenzioni, di scoperte, di rinnovamenti. Ecco, Gavina faceva queste cose che ho fatto io poi. Mostre con Duchamp, mostre con Marey, mostre con Breuer. Io ho mandato un'altra ai clarinetti e ai fagotti bergamaschi a suonare e lui li ha messi in un casino tale che qui nessuno li ha sentiti, ma fa niente. Però era uno che organizzava cultura e vendeva cultura, no? Quindi attorno ai suoi mobili c'era sempre Fontana, c'era sempre Gianni Colombo, c'erano sempre i gestaltici, c'era sempre un certo tipo di azione culturale, non solo di mercato, ma il suo fascino era quello di fare i punti vendita. Quindi lui entrava in un punto vendita, tipo la Gandini di Brescia, che è una buzzurona pazzesca, la moglie del Gandini, Floss, poi, che non capivano una Madonna, tutti e due, ignoranti come pochi di prodotto. Lui arrivava sui cellari fobici e tagliava le frange ai divani. Dice: le frange togliamole, cominciamo a togliere le frange. Questo alla Gandini di Brescia, non al Pinco Pallino di Reggio Calabria, alla Gandini di Brescia negli anni 60. E poi mandava uno a comprare il libro Parole nel vuoto di Arlo Floss, glielo dava e diceva: Gandini, Piera, leggitelo, la prossima volta ti interrogo. Questo poi non capiva un cazzo comunque, perché era refrattaria. E ti parlo di un'amica, ma di un'amica che veramente aveva tutto per fare business, ma della cultura non gliene fregava proprio niente, no? C'erano refrattari. Gandini era un uomo di numeri, per cui ha fatto la Floss, non per meriti, diciamo, la Floss l'ha fatta Gavina. Noi viviamo ancora le cose di Gavina, la tazza che ho qui sul tavolo, la Toio, la Relemme, queste robe qui. Tutto il resto è, diciamo, esce da un piedestallo molto grosso, che ha dato il via al Pierino Gandini, che è stato capace con suo padre e sua madre di fare business, ma non ha fatto cultura, no? Poi, ovviamente, il piedestallo è quello che ti lancia in avanti e ti permette di vivere per molti anni, di far finta che sei bravo, no? Ma vivi solo di eredità, di rendita. Quindi il metodo di Gavina è stato quello di fare i punti vendita, di tagliare le frange ai divani con le frange, di cambiare il modo di esporre, di mettere dentro i suoi mobili che erano comunque affascinanti e comunque incredibili, e comunque avevano un senso. E io vivevo di questi mobili, della vendita di questi mobili, perché li sentivo dentro di me. Casa mia era arredata così. Oggi trovo gente che mi dice: lei mi ha arredato la casa 40 anni fa, è ancora È uguale. ancora Con uguale. Sebastiano, Vanessa e Cesca, uguale per qualità, ma uguale soprattutto per immagine. Quando mio fratello ha cambiato casa 3 volte nel frattempo, Porca cioè ha vacca. cambiato veramente 3 volte.